Cari amici, buonasera. Siamo in corrispondenza della stazione di Catania Fontana Rossa, la nuova stazione di Catania Fontana Rossa, lungo la linea che collega Bicocca a Catania Centrale. Alle mie spalle le strutture della stazione ormai completate. Potete vedere, è tutto a completo, la stazione praticamente è già in esercizio. I treni non fermano però perché, come avete avuto modo di sapere dalle vicende delle scorse settimane, si sta completando la strada di accesso. Questi lavori finiranno entro il 13 marzo, data in cui è fissata l'apertura al pubblico di questa stazione. Devo dire che le strutture sono molto belle e funzionali, hanno tutti gli accessori necessari all'utenza, dalle biglietterie agli scivoli per i diversamente abili, gli ascensori, potete vedere. E queste strutture con le coperture in vetro azzurro proprio alle mie spalle in questo momento, e quindi la possibilità di accedere ad entrambe le banchine, sia in direzione Catania che in direzione Bicocca, quindi la linea che va verso Enna, Caltanissetta, e dall'altra parte verso Siracusa. Una struttura quindi che metterà in collegamento l'aeroporto in pratica con tutta la Sicilia. Sono già previsti i treni da Messina fino a questa stazione. La stazione, proprio alle mie spalle, ha degli ampi spazi lateralmente, sia da questa parte che dall'altra parte, oltre le pensiline, perché la previsione della in futura per questa stazione è di dotarla di quattro binari anziché due, quindi realizzare un binario da questa parte e un binario da parte opposta. Questo per migliorare la movimentazione dei treni e creare una sorta di hub trasportistico in questa zona, un hub intermodale per gli interscambi tra la ferrovia e l'aeroporto, insomma, ed il trasporto aereo. Una struttura sicuramente importantissima e che dal 13 marzo vedremo in esercizio. Noi saremo qui per l'inaugurazione.